Ben ritrovati, mercoledì 9 gennaio 2019, Market Talk infrasettimanale. La prossima puntata sarà venerdì, sempre in compagnia di Purple Trading, il broker che mi sta affiancando in questa intensa attività di divulgazione. Ricordo peraltro che il 21 gennaio parte l'Academy sul trading, potete partecipare tutti gratuitamente. L'unico adempimento che vi si richiede è quello di registrarvi attraverso la pagina che state adesso visualizzando, purpletrading.it, per richiedere una piattaforma demo. Tutti coloro i quali si registreranno per questa demo ovviamente saranno automaticamente iscritti all'Academy che, ripeto, parte il 21 gennaio, che si protrarrà poi fino a fine febbraio, inizio marzo, in un ciclo molto intenso di webinar, 30 per la precisione, che vanno a coprire tutte le aree del trading, almeno quelle che io ho reso, fra virgolette, profittevoli, o comunque quelle che ho fatto diventare un'esperienza vissuta, voglio trasferire. Partiamo peraltro anche dalla MetaTrader Academy di base, quindi dall'utilizzo basico della piattaforma MT4, per poi andare a crescere appunto pian pianino e cercare di creare un'area molto omogenea di persone che, non lasciando nessuno indietro. Vi ripeto e vi ribadisco, se volete partecipare all'Academy, l'unica cosa da fare è cliccare in questa pagina che vi ho messo nella chat e cliccare su Prova un conto demo. Tutti gli iscritti ai conto demo entro il 21 riceveranno il programma e il link per partecipare ai webinar in forma assolutamente gratuita. Detto ciò, doverosamente, mentre il nostro disclaimer rimane per qualche secondo online e in video, andiamo subito a parlare di mercati, mercati che per quanto lentamente rispetto alla sbornia di venerdì continuano a mantenere un'impostazione ancora positiva, si osserva qualche piccolo segnale potenziale di, come dire, di rallentamento, decelerazione, ma è giusto evidenziare che né su Milano né sugli altri indici siamo arrivati ancora in prossimità di aree di resistenza tecniche interessanti, quindi in buona sostanza i pullback che almeno io sto aspettando per valutare se si riesce ad entrare al ribasso sul mercato ancora non sono all'orizzonte. Il tutto, direi, è palesemente esemplificato dall'andamento dell'indice azionario italiano, il FTSE MIB, che ora vedete, ha già sfondato la prima area di resistenza, che era area 18,850, 18,9, si dirige verso le zone successive stimabili in 19,3. E poi quella più difficile, 19,480, 19,5. È un mercato che rimane chiaramente in un ciclo secondario rialzista all'interno di un primario, almeno per il time frame con cui lo osserviamo, che appare parzialmente discendente. Quindi tecnicamente è un mercato short di lungo, ma long di breve. Mea culpa, come sapete, sui minimi recenti ho comprato velocemente il 40% del mercato, probabilmente complice anche la pancia piena, visto che stiamo realizzando degli ottimi risultati, e una certa ritrosia nel rimanere long su questo mercato, ho liquidato troppo presto. In questa zona ho chiuso tutto il portafoglio, nonostante avessi appunto ipotizzato che si potesse appunto continuare verso l'alto. Ho liquidato presto, ho fatto dei buoni guadagni, potevo sicuramente fare meglio. Spero apprezziate anche in questo caso la sincerità, non solo nell'esaltare o nell'evidenziare le buone intuizioni, ma anche nel recitare un veloce ma dovuto mea culpa, perché probabilmente avrei potuto monetizzare meglio i titoli in portafoglio. Avevo comprato, se non ricordo male, Intesa San Paolo, Tenaris, Buzzi Unicem, e un altro che adesso non ricordo. Su tutte le posizioni avrei potuto sicuramente realizzare un maggior gain, ma come si suol dire, vendi, guadagni e pentiti, finché si guadagna, siamo sempre soddisfatti. Per quanto riguarda l'analisi dell'indice, ribadisco i livelli fondamentali, dopodiché andiamo a dare un'occhiata subito al petrolio che si presenta stamattina in posizione interessante all'analisi intermarket, per poi ritornare su un concetto di analisi on demand. Il mercoledì vorrebbe essere un po' caratterizzato, dopo la mia abituale e consueta panoramica intermarket, dalle vostre richieste di analisi. Quindi oggi vorrei lasciare spazio ad analisi specifiche su vostre richieste di titoli. Quindi aspettate un attimo che io vada a completare il quadro intermarket, dopodiché iniziate magari in chat a dirmi qualche titolo, sperando che io lo abbia nel mio database, su cui volete un parere in tempo reale. Per quanto riguarda appunto Piazza Affari, prossima tappa, mi scuso per il tono della voce, ma questa influenza non mi abbandona, prossima tappa area 19.250, 19.3,
E la successiva, quella che ritengo davvero il punto di non ritorno del mercato, come vedete, più o meno in zona 19,5. È qui che probabilmente il mercato vuole arrivare, una sorta di effetto calamita, una sorta di attrazione quasi fatale, stante la validità e la evidenza dell'area di resistenza di cui stiamo parlando. Quindi il mercato cerca sempre di completare i suoi disegni, almeno tecnicamente parlando, salvo eventi esogeni straordinari, di solito lo fa. Quindi a questo punto sono sempre più convinto che possiamo ancora salire un po' di 1,5-2 ed arrivare verso i 19,5. Ieri, peraltro, ho provato anche uno short sul DAX, probabilmente in leggero anticipo, su una divergenza ribassista in formazione che si sta consolidando ulteriormente oggi. Stoppati dopo 100 punti, probabilmente ci riprovo, ma voglio trovare un po' un timing migliore dal punto di vista operativo, visto che quello di ieri non è stato eccellente. Vi dicevo in apertura del grafico che in questo momento è sicuramente il più interessante da valutare anche per le ripercussioni che può avere per quanto riguarda l'area tecnica energia, quindi sul listino azionario italiano e sui titoli energetici in generale. Un petrolio che ha presentato una bella divergenza rialzista, vedete qui evidenziata, e che puntualmente ha innescato un movimento di recupero. Il movimento di recupero, come potete notare dal grafico, va adesso ad impattare la prima resistenza dinamica. Questo box piccolino in viola che vedete evidenziato, lo abbiamo disegnato insieme nel market talk di lunedì, allorquando il petrolio era ben lontano dai livelli attuali, ipotizzando ancora una volta quell'effetto di quasi di attrazione fatale che i grafici hanno allorquando si presentano delle aree di supporto e di resistenza particolarmente evidenti. Avevamo ipotizzato che il petrolio, nonostante fosse in un eccesso di breve, poteva continuare a salire verso quel livello e mi sembra che stia accadendo. Quindi ci siamo quasi, area 51, 51,50 non è facile da superare. Perché la evidenzio? Perché prescindendo dal fatto che io non ho posizioni sull'oil, lo evidenzio perché il nostro listino con Eni soprattutto è molto esposto sull'energia. Eni è il titolo che pesa di più nel FTSE MIB, quindi qualora ci dovesse essere una battuta di arresto dell'oil, attenzione ai titoli del settore perché potrebbero anche loro interrompere il percorso virtuoso che stanno disegnando in questo momento. Quindi occhio al petrolio e il grafico. In questo momento, fra quelli che abitualmente analizziamo, più vicino a un livello tecnico importante e quindi merita sicuramente attenzione. In daily lo vedete, questa è la situazione. Se scaliamo sul time frame più veloce in H4, andiamo addirittura anche ad evidenziare il nostro expert advisor trading plan definitivo. Eccolo qua, ha segnalato divergenza ribassista. La divergenza, salvo tentativi di anticipo, come ho fatto io ieri sul DAX, senza l'innesco di un breakout di un supporto e speculazione pura. Chiaramente a volte giocare d'anticipo funziona, altre meno, ma se parliamo di movimenti reali innescati da una divergenza, se parliamo di questa divergenza che fa capolino in H4, dovremo aspettare la violazione di area 49 e 70 circa per ipotizzare un innesco short reale con target a quel punto obiettivo in area 47-80. Quindi se il petrolio va ad innescare questa divergenza è probabile assistere almeno 2 dollari di ritracciamento con ovvie ripercussioni sui listini azionari che sono impattati da questo asset. Un altro grafico che mi sembra arrivato e anche in questo caso preceduto da una bella divergenza sul livello direi critico è la sterlina. La sterlina, come vedete, presenta divergenza rialzista, evidenziata da questo piccolo box verde, ma soprattutto, ne parlavamo se non sbaglio, anche in questo caso lunedì, è arrivata proprio alle quotazioni di oggi ad impattare la sua resistenza dinamica. Quindi ci siamo sotto resistenza. Sapete che il voto definitivo di via libera alla Brexit targata May avverrà entro il 15 di gennaio. Ritengo quindi che questo grafico di lungo termine della sterlina sia molto, molto chiaro nella sua impostazione. In un senso o nell'altro, il territorio è stato segnato, sopra resistenza si vola, sotto supporto. Potremmo vederne ancora delle belle al ribasso. Posizionarsi o meno è una domanda a cui è difficile dare una risposta. Normalmente, lo sapete, non mi piace tradare strumenti finanziari sui quali pende come dire, una variabile esterna molto potente, molto forte, come sicuramente lo è
quella della Brexit, appunto sul pound, quindi tecnicamente la osservo, ma molto difficilmente farò qualcosa. Mi sembrava però giusto, visto che siete anche oggi 99 persone collegate, magari qualcuno di voi sulla sterlina Trada, mi sembrava opportuno evidenziare questa interessantissima situazione tecnica. Detto ciò, andiamo quindi a fare di nuovo il consueto ciclo Intermarket, passiamo dalla misurazione del dollaro e poi andiamo a cascata a vedere tutto il resto. Un euro che rimane inserito in una dinamica davvero di profondo trading range, è un trading range molto ampio, quindi tutto sommato anche divertente. Per me è un trading range con una propensione verso l'alto, ne abbiamo già parlato allora quando guardando il grafico settimanale abbiamo evidenziato qualche giorno fa come l'euro-dollaro non stia muovendosi in maniera erratica, bensì stia rispettando in maniera quasi perfetta, diabolica direi, questo vecchio pullback rialzista. L'euro-dollaro infatti allora quando durante anche recenti notizie molto impattanti sul mercato, ha rotto al rialzo quest'area di resistenza dinamica, ha poi effettuato un perfetto pullback su quest'area già una volta, lo vedete qui, ma lo ha rifatto anche in tempi recenti, allora quando andò a segnare i minimi dell'anno passato. Come vedete, sta disegnando nel contempo divergenza rialzista su dinamica di lungo termine e in questo momento sembra aver trovato un piccolo ostacolo su questo doppio massimo che ha realizzato in area 1,15 nella passata settimana. Questo è il grafico di lungo su cui mi interessava evidenziarvi il concetto di pullback. Quindi 1, 2, breakout, ritorno, ritorno, quindi questo è un doppio pullback addirittura. Il che mi porta a pensare, stante anche la divergenza long appunto sull'euro-dollaro, che possa essere un pullback capace di sviluppare verso l'alto le quotazioni di euro-dollaro. A questo punto, quindi, stante che questa è l'idea di massima, peraltro avallata anche appunto dal nuovo indicatore sulle divergenze che segnala di andare long, andiamo a guardare il grafico su una dinamica temporale più operativa e vediamo, o meglio, rileviamo il grande triangolo, cioè tolta la dinamica pullback di lungo, questa è una resistenza grande come una casa, è semistatica, è zona 1,15, neanche a farlo apposta una cifra tonda, così come è altrettanto evidente dove sia l'area supportiva in basso. È un bel triangolo che sta premiando chi lavora con gli oscillatori, accumulo distribuzione, sta lavorando molto bene, e anche in questo caso, così come anticipato sul petrolio, occhio alle penne, perché sopra l'area 1,15 secondo me scattano una valanga. Se riesce a superarlo, una valanga di stop short e reverse long, quindi potrebbe esserci uno sviluppo di volatilità e di direzionalità molto interessante. Fra le altre cose, essendo questa variabile l'euro quotata contro dollaro, ed essendo il dollaro un po' il baricentro dei mercati, nel senso che i mercati rimangono dollarocentrici, ossia tendono ad apprezzarsi. Mercati del rischio, quindi gli indici azionari, quando il dollaro si rafforza, attenzione a questa particolare figura tecnica dell'euro, perché probabilmente è il driver della situazione. Intendo dire che se l'euro dovesse portarsi sopra l'area 1,15, molto probabilmente osserveremmo un indebolimento generale anche contro yen da parte del dollaro, il che mi farebbe pensare e potrebbe venire in contestualità che anche gli indici potrebbero iniziare ad arretrare. Quindi se l'euro si porta a 1,15, la cosa più sopra 1,15, la cosa più logica da pensare è dollaro giù, borse giù. Se viceversa, come è già successo, perché saremmo al quarto punto di contatto, l'euro sentirà per l'ennesima volta area 1,15, attenzione perché l'azionario potrebbe anche sorprendere. Cioè se l'euro non riesce neanche in questo quarto tentativo a superare questa soglia, potrebbe ripartire una corsa all'acquisto di dollari abbastanza consistente, il che porterebbe sicuramente l'euro ad arretrare dalle sue posizioni, ma a quel punto, per logica contrapposta, gli indici azionari e il rischio in generale, a salire verso l'alto. Mi sembra il grafico dell'euro-dollaro, soprattutto osservato su dinamica giornaliera, quello davvero capace di fare un po' la differenza al momento nelle dinamiche intermarket che siamo soliti analizzare. Quindi direi di tenerlo d'occhio con grande attenzione, di ricordare quelle che possono essere le potenziali aspettative. Chiusura settimanale di euro sopra 1,15, azionario giù, test di 1,15, arretramento, azionario su. Questo è quello che penso e che poi evidentemente valuteremo insieme nei giorni a seguire. Dopo l'euro-dollaro, che quindi sembra attratto da area 1,15, nel brevissimo, abbiamo il dollaro yen weekly,
In questo caso abbiamo parlato già del grafico devastato da quella profonda shadow ribassista di qualche giorno fa. Il giudizio rimane quindi ancora sospeso. Siamo nella terra di nessuno, se ci fate caso, come spesso succede quando fanno queste porcherie notturne, guardate un po' il movimento di recupero, è quasi vicino al 50%. Sostanzialmente si sta ritornando sul prezzo mediano dell'intera escursione. Non sta accadendo solo sul dollaro yen, ma anche sull'australiano e su altri cross interessati da questo fat finger festivo. Quindi tecnicamente parlando mi sembra difficile analizzare il dollaro yen, almeno per quanto riguarda le aree di resistenza. Viceversa, per quanto in questo momento oggettivamente lontano, il doppio minimo che ha segnato a 105 è un doppio minimo caratterizzante, ma non credo che dollaro yen in questo momento, per questa sporcizia grafica, possa fare da market driver. Preferisco appoggiare le mie analisi e le mie valutazioni sull'euro dollaro. Terzo cavaliere, per forza di cose, il gold che presenta un robusto disegno rialzista di lungo, il che mi porta a pensare che non sia finita qui, ma nel breve ovviamente presenta anche un eccesso di comprato. Eccesso di comprato che ha fatto scattare sui massimi recenti la nostra divergenza ribassista. Ancora una volta vi ricordo che è necessario l'innesco di un breakout di supporto, in questo caso per parlare di una divergenza operativa. Questa divergenza per il momento sta provocando un piccolo rallentamento, che non è nulla ovviamente rispetto a quanto fatto, però potrebbe portare il gold ad appoggiarsi in area 1260, dove troviamo un supporto decente. Tutti gli altri che vedete evidenziato sul grafico sono dei tentativi di costruzione di supporti che non hanno onestamente una grande razza. I veri supporti del gold, infatti, sono quello che ho appena evidenziato, che adesso enfatizzo in blu, questo qui. E il successivo, grande quanto una casa, lo mettiamo anche questo in blu. Tutto ciò che c'è nel mezzo non ha una grande validità. E perché evidenziamo questi livelli di supporto? Perché se partiamo dal presupposto che per noi il gold è lungo di lungo, quindi è da comprare, la debolezza su cui comprarlo è o in quest'area o, se non ce la fa, in quella successiva. È qui che potrebbe scattare un'accumulazione intelligente sul gold, non certamente a questi prezzi, che sono prezzi di eccesso. Quindi per il momento, anche dal gold in leggero arretramento da eccesso di breve, viene un segnale coerente scusatemi, con quanto state osservando, perché abbiamo visto che le borse salgono e in effetti mi sembra che il gold, bene rifugio, non stia brillando particolarmente. Infine, il DAX, come vedete, è in divergenza rialzista sul weekly, quindi conferma questa sua tendenza alle ricoperture. A questo punto, salvo i grafici di breve che indicano un potenziale indebolimento, c'è da aspettarsi che completi il suo disegno, quindi vada a fare pullback più o meno in quest'area, il che vuol dire che il DAX è chiamato ancora, come Milano d'altra parte, a una fase di accelerazione di un punto e mezzo, andando quindi poi a portarsi a ridosso di area 11.200. Perché dico che sarà un livello importante? Probabilmente per due motivi. Da un lato, arrivando su quel livello prezzo, incontra la prima resistenza dinamica, il che ha sempre la sua chiaramente valenza. Seconda cosa, dal punto di vista operativo, andando ad allargare il raggio di osservazione, questo è un grandissimo supporto che il DAX ha violato e faccio davvero fatica a pensare, onestamente, anche in base a come ho visto 30 anni di mercato, che questa violazione rientri facilmente. Quindi, per quanto mi riguarda, la percentuale che il DAX vada a testare la resistenza ex supporto e faccia un pullback ribassista rimane altissima. Sarei sorpresissimo del contrario, ma come si suol dire, i mercati non li faccio io. Quindi, dal punto di vista pratico, io mi aspetto un movimento di questo tipo a questo punto: completamento verso l'alto e arretramento. Quanto sarà profondo l'arretramento non lo so, ma me lo aspetto. Sarei davvero sorpreso, e lo dico nonostante un parere decisamente contrario alla mia divergenza, perché la divergenza c'è tutta ed è bella grossa e sta già lavorando. Sarei davvero sorpreso se il DAX annullasse questo breakout ribassista, perché a quel punto bisognerebbe capovolgere completamente tutta la view di quest'anno, probabilmente sugli indici azionari, perché vuol dire che di riffo o di raffa si sale ancora. Intanto, benvenuti, siamo in 102. Quindi, tecnicamente parlando, io mi aspetto la prima mossa
che mi aspetto è un tentativo di completare il rialzo in area 11.200-11.250, insomma, a ridosso di questa linea, e poi mi aspetto un veloce ciclo di sell. Se ciò non avviene, sarò il primo ad essere sorpreso. Se ciò non avviene, farò passare la sorpresa velocemente e mi metterò a comprare. Questo lo dico subito. D'altra parte, ho sempre pensato che un ottimo trader è quello che fa un bel piano di azione, ma poi è altrettanto veloce nel saperlo cambiare. Infine, perché ricordo che mi avevate chiesto, non so se è collegato, se non sbaglio, un'analisi sul platino. Eccolo qua. Credo che qualcuno di voi mi avesse chiesto un'analisi sul platino. Segnalo sul platino la evidente divergenza rialzista, quindi decisamente un'impostazione long. Abbiamo catturato a livello di indicatore con una perfezione assoluta il minimo dell'anno e in questo momento sta effettuando una dinamica di accumulo e di distribuzione. Ha una resistenza in platino in area 840-845. Ecco Salvatore, eri tu che me l'avevi chiesto. Quindi la divergenza chiama un long, così come, guardate, interessante in questo caso, non succede sempre, magari fosse così, i movimenti recenti del platino. Qui c'è stata divergenza short ed è sceso, ora c'è divergenza long e spero per il buon Salvatore che salga. Quindi dal punto di vista pratico, come vedete, l'impostazione è decisamente a crescere. Questa è un po' la situazione tecnica del platino. Scalando di time frame, andando sul daily, quindi su una dinamica operativa più, come dire, più attuale, direi che la resistenza dinamica che si frappone dopo l'innesco della divergenza long segna una potenziale area tecnica da non sottovalutare in zona 8,40. 8,40 è una resistenza bella robusta. Quindi 1, 2, 3, proiezione ancora 4. Questa è una resistenza grande quanto una casa. Sono convinto che chi trada il platino la sta osservando. Quindi se hai posizioni rialziste, mi pare di capire che è così, starei attento a quell'area 8,40, anche perché ci arriviamo sicuramente dopo un eccesso di breve notevole, lo vedi anche da CCI che segna valori molto elevati. Sei long, hai fatto bene, decisamente, occhio a 8,40 e poi magari ci aggiorneremo, barra ci aggiornerai. Ok? Questo per quanto riguarda il platino. A questo punto non so se avete delle domande specifiche su qualche valuta. Sì, a 8,40 Salvatore, sinceramente valuterei anch'io, se non una chiusura totale, quantomeno inizierei a monetizzare un po'. Ti faccio i complimenti per l'operazione. Allora, mi chiedono sia Francesco che Paolo, neanche a farlo apposta, USD CAD. Lo vediamo subito. Parlano, allora vediamo. Francesco, non ho purtroppo il natural gas, Pietro. Vediamo dopo sull'altra piattaforma. Un attimo solo. Francesco dice: il USD CAD è correlato negativamente col petrolio, c'è una divergenza rialzista e Paolo non specifica perché. Vediamo: USD CAD, vediamo il solito formato, così ci carica tutti gli indicatori che normalmente utilizziamo. Lo mettiamo sul giornaliero. Come vedete, wow, che shutdown. Coinciso peraltro, ricordatevi che lo USD CAD ha il CAD al denominatore, no? Quindi tecnicamente parlando, perché questo ribasso? Il ribasso è coinciso con il recupero del petrolio, quindi il Canada è petrolio dipendente come export, quindi tutti parlano di Arabia Saudita e quant'altro, ma anche il Canada non scherza. E quindi quando il petrolio scende a livelli di prezzo troppo bassi, le loro esportazioni vanno un attimino in crisi mistica. In questo caso, quindi, il rimbalzo del petrolio ha creato questo reversal a V straordinario, direi, che non era innescato da una divergenza, perché non c'è, magari Dio fosse sempre così. L'unica cosa che si poteva vedere all'epoca su questo USD CAD era sicuramente quest'area di supporto e si poteva shortare dopo il supporto, ma niente di più, onestamente, non posso ampliare la mia analisi più di tanto. Quindi, tecnicamente parlando, entrati in una dinamica short. Non so se a livello fibonacciano questo movimento ha già raggiunto. Che fantasia, ragazzi miei! Allora, guardate, notiamo bellissima questa contestualità. Vi voglio far vedere due cose simpatiche, se mi permettete. Le casualità dell'analisi tecnica
algoritmica, statistica, tutto quello che volete, buttatecelo dentro. Abbiamo parlato in apertura di webinar di un petrolio che sta andando ad impattare una resistenza dinamica importante. Quindi, dopo aver avuto l'impulso dalla sua, come dire, divergenza rialzista, sta arrivando su una resistenza importante. Tenete presente che sembra poco significativo rispetto al ribasso, ma guardato con movimento a sé per sé, ha fatto da 42 a 51, ha fatto 9 dollari di rimbalzo. Se andate a fare un concetto di parallelismo con correlazione negativa, noterete che allorquando il petrolio ha iniziato a rimbalzare, il CAD ha iniziato a recuperare contro dollaro. E fin qua ci siamo. Quindi perfetta correlazione negativa, come d'altra parte abbiamo ha detto più volte, una simmetria negativa perfetta. La cosa che veramente mi colpisce ancora, ma in maniera qua, scoperta quasi casualmente, è notare che quando il petrolio sta arrivando sotto resistenza, sostanzialmente ci è arrivato, quindi potrebbe interrompere la sua marcia rialzista, almeno per il momento, rifiatare, mettiamola così, USD CAD casualmente va a centrare il 50% di Fibonacci. Quindi sembra proprio come se questi due asset, ripeto, correlati inversamente o negativamente, se preferite, stiano aspettando il prossimo segnale per scatenare la nuova ondata. Evidentemente, se il petrolio sentirà la resistenza e tornerà indietro, USD CAD rimbalzerà verso l'alto e avrà creato una simmetria di Fibonacci straordinaria. Se viceversa il petrolio dovesse rompere al rialzo area 51,70, come detto poc'anzi, a questo punto, altro che Fibonacci, USD CAD ve lo trovate a 1,30 e 50 alla velocità del suono, quindi ancora due figure di ribasso. Chiaro? Quindi questa è l'analisi che vedo. Mi dite anche che su USD CAD avete affinato la vostra analisi in H4, eccola qua, in H4 peraltro si ribadisce il 50% di Fibonacci, ma si sta costruendo una divergenza rialzista, lo vedete? Abbiamo una sequenza di massimi crescenti sul CCI e decrescenti sui prezzi, quindi l'idea che il petrolio possa aver raggiunto una resistenza importante e che questo possa portare il dollaro a rimbalzare contro Canada, mi sembra che ci stia tutta. Quindi concordo con la view di Francesco e di Paolo che indicavano sia la simmetria perfetta o quasi con il petrolio, sia la possibilità che questo sia un punto da cui si va a generare reazione. Fabrizio mi chiede che indicatori uso, niente di particolare, un CCI sul typical price 20, con aree per comprato 150-150, supporti e resistenze. Dopodiché l'indicatore che vedete da qualche giorno sul grafico, il nostro nuovo indicatore che cattura le divergenze per poi andare in esecuzione col PDTA, e quindi non è null'altro che un indicatore di proprietà con cui cerchiamo le divergenze rialziste e ribassiste. Peraltro, tutto questo concetto di come fai il tuo lavoro, con che strumenti lavori, eccetera, eccetera, è oggetto dell'Academy, cioè io durante l'Academy vi trasferirò tutti questi concetti e anche questi indicatori. Ok? Paolo mi dice, un ingresso su USD CAD adesso, ripeto, oggi è on demand, quindi fate domande, io se posso vi do le mie risposte. Ritieni che sarebbe anticipato? No, ritengo come stai scrivendo e credo che oramai parliamo la stessa lingua. Paolo, non ti ho visto presente molte volte, o comunque non ricordo il tuo cognome, ma da quello che scrivi mi sembra che tu sappia come ragiono. Qui l'anticipo vale la pena di farlo, ragazzi, perché onestamente questo rischio rendimento chi ce lo dà più? Se noi compriamo gli USD CAD adesso sulla presunzione che la divergenza si vada a concretizzare, presunzione che avrebbe una valenza, allora diciamo le cose come sono. Per innescare questa divergenza dovremmo aspettare questo breakout. Ok? Quindi vuol dire avere una chiusura di USD CAD più o meno in area 1,3260, 1,3270. Ok? Vorrebbe dire che USD CAD va a fare una chiusura di candela più o meno in quest'area. Allora, il concetto che Paolo sta cercando di trasferire è questo. Se è vero che c'è quella correlazione col petrolio, eccetera, eccetera, e via dicendo, se io entro adesso, il mio RR, il rischio rendimento, è molto favorevole. Perché se entro adesso, ho uno stop che posso piazzare, che so io, in area 1,32, anche di 50 punti, quindi qui sotto. E se ho ragione, mi va almeno sul livello successivo di Fibonacci in area 1,3331. Quindi ho un rapporto rischio-rendimento straordinario.
Evidentemente, in questo caso sono aiutati in questa valutazione barra scommessa da quanto abbiamo appena detto sul parallelismo con il petrolio. Evidentemente, se invece vado ad assecondare la tecnica in maniera più ordinaria ed entro al breakout di resistenza, il mio stop diventa di questa entità e il mio target a quel punto deve crescere esponenzialmente. Quindi è evidente che molte volte nel lavorare anche con le divergenze, ma direi in generale sui grafici, bisogna valutare il concetto di anticipo quando ne vale la pena o meno. Secondo me, e ringrazio ancora Paolo, in questo caso un concetto di anticipo ci sta tutto. Anzi, non vi nascondo che finito il webinar, a livello squisitamente personale, io un po' di expert only long su SD CAD li monto. Questo passaggio non lo trascurate perché sarà passaggio fondamentale nell'Academy, perché vi darò anche alcuni expert. Sto dicendo che non vado adesso a comprare a mano, sto dicendo che adesso finisco il webinar, mi scandaglio su diversi time frame USD CAD, compreso ovviamente il mio nuovo expert sulle divergenze, e gli do a diversi expert con diversi approcci, al CCI, al Supertrend, all'Equinasci, al CAGI, al PDT, nonché a quello sul multi-trend line, andrò a splittare la mia leva barra esposizione massima sul mercato su diversi modelli di ingresso, ma darò a tutti e cinque gli expert che utilizzo un segnale only long. Quindi, se siete d'accordo, compriamo. Comprate, tra virgolette. Quindi, demando all'expert la parte poi operativa, ma do il segnale only long già da adesso. Quindi, io questo anticipo lo provo. Speriamo che vada bene, ma non lo provo in discrezionale, non lo provo in manuale. Perché è evidente, proprio nel concetto di anticipo di mercato, è evidente la preponderanza dell'aspetto psicologico. È un'operazione che vuoi fare. Quindi potresti avere un calo di lucidità che è umano. A questo punto vai a trasformare il concetto di anticipo e lo cerchi di, come dire, di mutuare con un'applicazione algoritmica per cui dici: è vero che voglio anticipare, ma alla fine dei conti sto dicendo a degli expert di farlo per me e di farlo con una dinamica trend follower. Quindi io nella fattispecie, per farvi un esempio pratico, andrò su diversi time frame, ipotizzando che sia un H1, monterò l'expert advisor su Supertrend, monterò e mi dice ancora non comprare, monterò il mio expert advisor sull'Equinasci. Tutti quelli che ho che sono trend follower, me li sto mettendo così e gli dirò appena diventi verde compra. Anche l'Equinasci, come vedete, non mi dice ancora di comprare. Monterò anche quello sul CCI Pint Bar, quindi sull'attraversamento di aree della zero line del CCI. Scalerò in H1 perché voglio essere, eccolo qua, voglio essere, come dire, abbastanza presente sul mercato. Quindi mi affido innanzitutto a questi, oltre alla PDT, che già segnala divergenza long, quindi partirà subito con l'acquisto. Per quanto riguarda il CCI, lavoro sopra e sotto lo zero. E come potete notare, l'unico expert che inizierà subito a comprare è quello della PDT, quindi il nuovo expert. Gli altri tre di cui vi ho parlato, che peraltro saranno dati a vostra disposizione per chi seguirà l'intera Academy, mi dicono tutti: ok, l'idea ci può stare, ma per quanto ci riguarda, a livello squisitamente matematico, è ancora semaforo rosso. Cioè, vuoi anticipare l'accordo, ma se demandi a noi l'onere dell'anticipo, il CCI è ancora rosso. L'Equinasci è ancora rosso e il Supertrend è ancora rosso. Quindi l'unico expert che in questo momento mi va a comprare è il PDTA che è già diventato verde. E questa è una caratteristica specifica anche di questo expert. Quindi dal punto di vista pratico, questo è il modo in cui trasformerò questa evidenza di cui abbiamo discusso adesso in un'evidenza meccanizzata. Io non credo nei robot H24, ci tengo a ribadirlo questo concetto. Credo nel fatto che un buon trader debba dotarsi di pochi strumenti meccanizzati che conosce bene e poi saperli adattare alla bisogna. In questo caso io vado addirittura a splittare il rischio e la vulnerabilità della mia idea su diverse tipologie di intervento. Però questo mi dà la certezza che se poi finito il webinar loro partono con gli acquisti, io voglio andarmi a bere un caffè. So che a differenza di un approccio emotivo, io non stopperei molto facilmente perché sono troppo convinto di questa idea. L'expert invece è freddo, distaccato e lucido. Se c'è da fare soldi, li fa, se c'è da stoppare, stoppa. E arrivederci, grazie. Quindi, per quanto mi riguarda, sono USD CAD long e venerdì vi farò vedere che cosa ho combinato. Nel bene o nel male, perché è
bello anche vedere se l'idea non funziona, come si salvano soldi con degli stop adeguati. Questo è il buon trading, è trading di qualità. Grazie a te Augusto, che reputi entusiasmante questo webinar. Spero lo siano anche i successivi. Poi Fabrizio mi dice: sono entrato short su EuroGBP. So che non ti piacciono le scommesse, ma mi dai un parere. Ma io non è che non mi piacciono le scommesse. Vorrei che si trasformassero le cosiddette scommesse in qualcosa di strutturato, come vi ho fatto vedere adesso. Nel trading, lasciate perdere le cazzate, si può fare tutto. Però bisogna sempre fare un piano di azione che vi sembri solido e logico. Io credo che il piano di azione che vi ho presentato su USD CAD poc'anzi, sulla voglia di fare qualcosa, sia un piano di azione quasi blindato. Posso sbagliare, ci mancherebbe, nessuno di noi è infallibile, però quantomeno cerco di mitigare gli effetti di questo errore. Verrà registrato, tutti mi chiedete se mi dite che vi sta piacendo questo webinar. Mi sembra strano perché credo siano sempre gli stessi. Se andate sull'area purpletrading.it, che vi riposto in chat, con una certa, che vi riposto in chat, eccolo. Se andate, c'è una zona video, la vedete qua su. In questa zona video, questo pulsante, ci cliccate e qui ci sono tutti i market talk che abbiamo tenuto fino ad oggi. Li aggiornano con una discreta frequenza. Magari segnalatemi se vedete qualche video in ritardo, però ci sono tutti quelli che abbiamo fatti. Ok? Quindi nella zona video sempre di purpletrading.it. È abbastanza facile. Gli indici europei, fa gli indici mondiali, ma non fa l'Italia, perché l'Italia non la fa nessuno, Alessandro, neanche Tier 1 e altri. L'Italia non la fa nessuno per la Tobin Tax. Allora, ritorno adesso, dal punto di vista pratico, a guardare EuroGBP, mi chiedeva uno di voi con finalità speculativa, andiamo a vedere, sei entrato short da quello che ho letto? Sì, sei entrato short ieri sera, questo è il grafico H4, allora partiamo da un grafico più di lungo, e il grafico più di lungo, parlerei di un daily, segnala, come avevamo visto, se non sbaglio, già lunedì, un'ipotesi divergenziale ribassista, sì, mi ricordo che ne avevamo parlato. L'innesco a ribasso c'è stato oramai perché intendo dire ne abbiamo rotte di aree prezzo, quindi il grafico. Allora, questa è un'altra cosa interessante. Questo grafico ha due cose interessanti. Una, tutto sommato, da occhio sofisticato, che è la divergenza, perché non è una divergenza purissima come lo era questa, ad esempio. Questa era straordinaria, bellissima divergenza ibrida long, così come era bellissima questa divergenza ribassistica short. Fantastiche queste. Questa qui è un po' tirata, c'è cioè una divergenza evidente, visiva, ma non è come le altre due. Credo vediate benissimo le altre due come sono state pulite e come peraltro, proprio per la loro pulizia, hanno chiamato poi dei movimenti spettacolari. Questa è un po' tirata. E infatti l'indicatore non la segnala questa volta. Dal punto di vista pratico, quello che mi preme evidenziare, però, che su questo grafico, oltre alla divergenza un po' tirata, c'è dell'altro. Cioè, ne abbiamo parlato lunedì, un perfetto doppio massimo. Allora, qui il ragionamento è molto interessante perché un po' sul discorso di correlazione che abbiamo fatto poc'anzi sullo USD CAD. Quindi continuiamo a rendere interessante questo webinar perché stanno venendo fuori dalla vostra interazione cose simpatiche. Guardate un po', questo è EuroGBP. Come sapete, il rapporto di forza fra euro-dollaro e sterlina-dollaro. Ora vi faccio io una domanda, lo dico subito, su cui voglio una risposta netta. Dov'è il grafico del cable? Me lo sono perso. Eccolo qua. Allora, voi guardate questi due grafici, no? Ve li metto tutti e due su Weekly. Poi guardate il grafico di EuroGBP sul daily. EuroGBP non è altro che il ratio di euro-dollaro diviso sterlina-dollaro. Quindi se sale EuroGBP vuol dire che euro-dollaro è più forte di sterlina dollaro, anche sullo spread ci sarà l'Academy, adesso non ho il tempo. A livello di impatto, quando abbiamo detto che comprare sterline, stante la divergenza e quant'altro, sembrerebbe una scommessa per la vicenda May, voi guardando questi due grafici, se doveste ipotizzare un allungo, per un qualsiasi motivo, cioè ipotizziamo che tutti e due salgano, euro dollaro e sterlina dollaro, guardando questi grafici,
su quale dei due puntereste per una maggiore accelerazione rialzista, sull'euro o sulla sterlina? Perfetto, Luca, la penso esattamente come te. Io ipotizzo che qualora i mercati decidano di percorrere un breakout rialzista, il breakout della sterlina sarà molto, ma molto più violento di quello dell'euro. L'euro è in una situazione di breakout da congestione, ma non ha una connotazione, fra virgolette, esogena forte, cioè non ha eventi esogeni forti. La sterlina, se brecca al rialzo, è perché salta il tappo della Brexit, probabilmente. Quindi fa l'ira di Dio. Il che fa pensare che questo doppio massimo che EuroGBP ha disegnato, questa divergenza in arrivo, eccetera, eccetera, possano rendere questa scommessa su EuroGBP molto più interessante di quanto forse si immagina. Ripeto e ribadisco, non la faccio a differenza di USD CAD, perché qui il fattore Brexit è troppo preponderante, non mi piace scommettere in questo senso. Ma dal punto di vista squisitamente grafico-tecnico, se dovessi dimenticare il tutto, e dovessi guardare questi due grafici, sarei portato a pensare: se l'euro allunga, mi va verso area 1,16, mi fa una figura veloce. Se la sterlina rompe, me ne fa due o tre alla velocità del suono, il che vuol dire che il ratio euro GBP va verso il basso. Questo dimenticando il fenomeno Brexit. Quindi interessante anche il fatto che in prossimità di questa importante decisione, casualmente, non è un caso, euro GBP abbia disegnato un doppio massimo della Madonna. Dimentichiamo la divergenza una volta tanto. È un grande doppio massimo e casualmente arriva in una situazione in cui è atteso breakout da ambedue, e se ci sarà breakout rialzista, molto probabilmente la sterlina volerà più dell'euro, il che dovrebbe portare questo ratio verso il basso in area 0,88. Questo è quello che molto modestamente penso. Bene, quindi ho risposto anche a chi si è messo short di EuroGBP. Se non sapessi che c'è la storia della Brexit, la reputerei un'operazione interessantissima. Altre domande su Forex Indice and Commodities? O diamo spazio a un po' di voi, siete ancora in 100 collegati dopo quasi tre quarti d'ora, quindi penso che ci siano molti assetati di azione. Andiamo sull'azionario. A questo punto, con Milano che, come da previsioni di apertura webinar, fa 1997, 1998, quasi 19,2, ancora un po' di spazio a salire. Peccato, sono uscito troppo presto. E titoli? Vi interessa qualche titolo in particolare? Scatenatevi, così andiamo a chiudere con un'analisi on demand sull'azionario Italia. Ferrari, Fineco, iniziate a scriverli e vado a svilupparli in sequenza. Ok, allora partiamo da Ferrari. Più 2,63 oggi, bellissimo breakout rialzista. La chiusura sopra area 90 è un breakout, come si suol dire, caratterizzante. Questa era, prescindendo dal fatto, anche in questo caso, affiniamo un po' la capacità visiva. Se ci fate caso, Ferrari, anche se in maniera molto, ma molto, ma molto difficile da vedere per voi, era in divergenza rialzista. I due minimi del CCI erano in leggera crescita e i due minimi dei prezzi erano in discesa. Quindi questa è una divergenza long che si è innescata col breakout di area 90. Roberto mi dice: io l'ho vista, non è il motivo per cui probabilmente hai comprato. Quindi divergenza rialzista, breakout della resistenza dinamica in area 90 è un long. Che speranze ha questo long? Direi che, considerato il mercato in generale, buone, perché il mercato sta tirando ancora bene. Io rimango sempre per il momento ancorato su Ferrari a due riferimenti tecnici. Ok, la resistenza l'ha breccata, quindi è un long, non c'è dubbio. A questo punto inizio a farmi delle proiezioni. La proiezione più logica è unire gli ultimi due massimi che mi indicano questa zona potenzialmente, e poi, se vogliamo, dare retta anche alla vecchia area di supporto dinamico, quella storica, che potrebbe essere oggetto di pullback. Diciamo che non vedo altri livelli particolarmente importanti o interessanti, quindi sembrerebbe potenzialmente proiettata. Peraltro ieri hanno anche mandato via il general manager, arriva bene, sostituito con Binotto, quindi diciamo che ci sono aspettative importanti a livello anche di competizioni. Speriamo sia l'anno buono. Però dal punto di vista pratico mi sembra che abbia molta zona bianca, molto spazio a salire, quindi non vedo particolari ostacoli. È un bel breakout, complimenti a chi l'ha comprato. Io terrei, per quanto sia molto verticale l'ascesa, mi sembra che sia ancora da tenere in portafoglio. Aggiungerei,
stante la neutralità della zona che stiamo attraversando, salvo quelle grandi resistenze che sono però molto lontano, Fibonacci indica 103 come primo target obiettivo importante, il 50%. Misureremo nei giorni a venire, ma è un bel breakout ed è sicuramente un bel long. Complimenti a Roberto. Poi vediamo, c'è Fineco per Paolo. Io non dico mai i vostri cognomi per rispetto della vostra privacy, ovviamente, ma questo sia chiaro. Su Fineco avevamo evidenziato la divergenza rialzista, mi sembra che stia funzionando. Direi a questo punto di pulire un po' il grafico da riferimenti che sono desueti e di semplificare sempre la nostra analisi. Quando possiamo, facciamo pulizia. Questa è la divergenza long, perché vedete che il grafico diventa subito chiaro. E questo è il breakout su cui si è innescata, punto finito. Prima tutte quelle linee, punti, pullback, appoggi, Madonna e Santi ci facevano incasinare solo la vista. Questo è il grafico nella sua essenza. Nella sua essenza indica anche che Fineco in tempi recenti ha realizzato una zona statica di resistenza 10,06. Quindi è legittimo pensare che come primo ostacolo di questo movimento ci sia un target in area 10, 10,06. Bella divergenza, bel breakout, bel long per chi lo sta seguendo. Tiziano mi chiede chi? Leo, Leonardo Finmeccanica, immagino più 2,20 oggi e qui siamo al tentativo di breakout. Lo facciamo su una divergenza ibrida di lungo, quindi ancora una volta una divergenza long. Lo facciamo e la cosa da notare è come il titolo stia impattando in questo momento la resistenza. Puliamo il grafico, quindi con una chiusura sopra area 8,20 sarebbe un long. In questo caso, ad esempio, su questo grafico, se io fossi convinto che i mercati stanno per crollare, questo sarebbe uno short da manuale, perché il concetto di trend follower è di vendere la forza nei movimenti ribassisti e comprare la debolezza nei movimenti rialzisti. Quindi tecnicamente per il momento è un grafico sotto schiaffo ribassista con una chiusura sopra 8,15, 8,20, diventa un long di medio-lungo termine. Banca IFIS per Marco. Andiamola a cercare perché non ce l'ho. Po' di pazienza. Linea lentissima stamattina, o piattaforma che si sta impallando. Mi sentite ancora? Perché? Oh, non riesco a trovare IFIS. O sono io che sono stanco. Non riesco a trovarlo. C'è anche dire che la piattaforma mi sembra impallata. Niente, non riesco a trovarla. Mi dispiace, ci ritorno dopo. Poi Ferrari Saipem, Alessandro. Più 1,64. Eccola qua, anche in questo caso avevamo già constatato, mi dispiace Marco per IFIS, ma la piattaforma si sta per impallare, quindi voglio accelerare perché rischiamo di fermarci senza preavviso. Banca Saipem ha fatto il doppio mini, triplo minimo, perfetto, breakout rialzista, avallato anche dal petrolio. Qui il concetto da tenere bene in considerazione è vedere cosa farà il petrolio, perché evidentemente questo rialzo ha una matrice importante nella correlazione con le quotazioni del petrolio, sembrerebbe un breakout di medio-lungo, quindi con un obiettivo almeno in area 4,20-4,25, però comanda il petrolio. Se il petrolio si ferma sotto resistenza, faccio fatica a pensare che salga ancora. Viceversa, 4,20-4,25 mi sembra la portata. Poi vediamo, mazza quanti titoli mi state chiedendo. Fiat per Riccardo, più 3,61 oggi. Eccola qui,
anche in questo caso brindiamo alla divergenza rialzista che ha innescato il rialzo. Tecnicamente parlando, mi sembra che il mercato abbia innescato la divergenza allorquando Fiat ha chiuso ieri sopra l'area 13,30. Primo obiettivo, come già tracciato sul grafico, 14,87, divergenza long, breakout, accelerazione sopra la zona del CCI. Credo proprio che il mercato possa regalarci 14,80. Poi vediamo, c'è Mediobanca, più 0,52, è appena entrata in breakout rialzista dopo doppio minimo. Se si fosse in ritardo come me in questo momento, perché ero entrato giusto ma sono uscito troppo presto, quindi in questo momento sono un po' in ritardo di linea, probabilmente Mediobanca, considerato questo doppio minimo, potrebbe diventare interessante. Lo associo a questa resistenza, eccola qua, è questa la vera Mediobanca. Quindi una chiusura di Mediobanca sopra l'area 7,88 porterebbe un allungo verso 8,40. Da tenere d'occhio. Per il momento è giusto che si sia fermata lì perché ha una resistenza abbastanza persistente. Intesa San Paolo per Mauro, che saluto. Dice, perché lo saluti? Perché è uno dei miei, se mi permettete. Intesa San Paolo è sempre long, l'ho liquidata presto, lo ribadisco perché quando sbaglio lo devo dire, non mi va di fare solo il figo, e rimane l'obiettivo, Mauro, che avevamo identificato in area 2.10, 2.09. C'è da dire che rispetto al settore industriale ed energia, il settore banche non è che stia facendo grandi numeri, eh? Il che vuol dire che la percezione di un quadro di stabilità ancora persistente c'è. D'altra parte non è che possiamo salvare tutti come Carige. Ah no, Carige non l'abbiamo salvata, abbiamo aiutato i risparmiatori. Scusatemi, io sto facendo un po' di confusione negli ultimi tempi fra il concetto di salvataggio di una banca e risparmio dei salvatori e fra condono fiscale e pace fiscale. Faccio confusione, sono entrato in questa confusione, quindi vi chiedo perdono se sbaglio ogni tanto i termini. Carige non è stata salvata, sono stati salvati i risparmiatori, con un decreto che è identico a quello di altre di Monte Paschi Siena, se non sbaglio. Comunque, follie, follie, ci prendono per i fondelli, da destra, da sinistra e da centro, scusate ma mi viene voglia di dirlo, che siano di destra, di sinistra, di centro, moderati, estremisti e quant'altro, ci prendono per il culo tutti quanti, a turno, a rotazione e la presa per i fondelli dell'elettore italiano. Vabbè, ritornando ai grafici, perdonatemi questa escursione che non avrei dovuto fare. Ritornando ai grafici, Intesa San Paolo credo debba completare il suo viaggio verso area 2.09 più 2.10, dove a quel punto incontra una resistenza davvero notevole e considerata l'importanza del titolo nello scacchiere italiano, è una resistenza che poi fa mercato. Quindi occhio, ma credo che lì ci arrivi. Poi mi chiedevate di Salini in pregilo, chiede Paolo, addirittura su Weekly. Quindi non ti chiedo Salini in pregilo così, me la devi fare anche Weekly. Grande Paolo. Facciamo volentieri. Allora, andiamo a vedere Salini in pregilo, perché se Paolo dice di guardarle in Weekly, probabilmente ci ha visto qualcosa. Quindi andiamo a mettere il grafico settimanale. Eh sì, la chiamata di Paolo ha un motivo. In effetti è in divergenza rialzista su Weekly, lo vedete? Pulita, pulita, non ci sono dubbi. Però Paolo, qui il problema è trovare poi il punto di innesco. Perché se guardiamo il punto di innesco sul Weekly, tu pensa entry long sopra 1,75. Quindi premesso che la divergenza c'è, se aspetti 1,75 il movimento è finito. Allora consiglio di ritornare poi, stante l'idea della divergenza, sul 24 ore. E di cercare l'innesco chiaramente sulla dinamica operativa temporale più operativa, il che vuol dire che su Salini in pregilo, stante la divergenza appunto sulla dinamica di lungo termine, possiamo tracciare diversi studi grafici a supporto della divergenza vista su Weekly. Questa è la resistenza di cui vi parlavo, la prima che possiamo tracciare. La seconda che ha già generato l'innesco e che era quella più logica, se vogliamo, vede un long su Salini in pregilo allorquando ha chiuso ieri sopra 1,50. Quindi per il momento è long, una successiva resistenza in area 1,68-1,69, dopodiché molto probabilmente tenderà o cercherà di fare i conti con lo scenario di lungo
e quindi andare verso area 1,77-1,7750. Ma l'innesco della divergenza che vedi andava fatto prima, andava fatto ieri, se non addirittura l'altro ieri. Poi mi chiedete di STM, andiamola a vedere. Direi che è più divertente così questa analisi piuttosto che sentirmi fare il solito giro. Più 4,50 oggi. Allora, è bene evidenziare una cosa quando si guarda questo grafico. Si viene sempre sorpresi dal recupero potente che sta facendo oggi. Però questo è un grafico short, non ve lo dimenticate. Questo è un grafico short, recupera i 4,50, ma in un giorno solo, qualche giorno fa, si è mangiato 6-7 punti. Quindi è ancora un titolo short, ha una resistenza molto evidente in area 12,30. Sopra 12,30 possiamo parlare di tentativo serio di inversione. Ma per il momento è uno short ed è semplicemente un rimbalzo sulla debolezza e sull'ipervenduto. Peraltro non supportato da divergenze o altre diavoletine di questo tipo. Ok? Saipem l'abbiamo vista, Telecom, che non abbiamo visto, meno 0,91, mi aspettavo di più, non l'ho comprata, ma mi aspettavo di più, non fosse altro per la presenza di questo perfetto triplo minimo. Ecco, anche in questo caso ho voglia di complicchiare qualcosina. Telecom è rimasta un po' in ritardo, potrebbe essere interessante come rischio rendimento. E purtroppo però altrettanto significativo il fatto che in un mercato molto tonico stia facendo fatica a rimbalzare, nonostante quel triplo minimo davvero ben allineato. Se dovesse rimbalzare ha una zona di resistenza a 54, 0,54. Eni, mi chiede Max, anche in correlazione a quanto detto sul petrolio, giusto? Più 1,15. Osserviamo su Eni, ecco, direi che la correlazione è molto forte. Abbiamo visto il petrolio sotto resistenza, vediamo Eni da qualche giorno, perché diciamo la verità, la correlazione più forte Eni petrolio più che Saipem o Tenaris petrolio. E come vedete, Eni è sotto resistenza, un po' sotto schiaffo. Se il mercato non vede il petrolio violare al rialzo, difficilmente Eni potrà fare molto, anche se sta cercando di mantenersi in zona resistenza proprio per effettuare un tentativo di breakout. Prescindendo dal petrolio, se Eni chiude sopra 14,45, per me è un bel long. Bene, con questo mi sembra di aver accontentato i tanti. Vi ringrazio tutti, vi ricordo l'invito, vi rinnovo l'invito a registrarvi con un conto demo in maniera tale da poter aderire alla mia Academy che parte il 21. Qualcuno mi chiede anche informazioni sul coaching. Sì, faccio coaching il 27, 28 e 29 gennaio qui a Lugano, nei miei uffici. Faccio 3 giorni di coaching. Cosa importante, chiunque abbia partecipato al prodotto. Al progetto trading plan definitivo può partecipare a un prezzo ridicolo, nel senso che viene defalcato il costo del coaching. Chi invece fa parte del gruppo trading plan e dei segnali, se vuole partecipare al coaching, ha diritto a defalcare dal costo del coaching i prezzi chiaramente che sono stati pagati per servizi precedenti, fino a un massimo del 50% del costo della sessione di coaching. Se volete partecipare al coaching, scrivetemi un'email o contattatemi attraverso gli abituali canali. Nel frattempo vi ricordo che il video viene registrato e salvato in quest'area video di Purple Trading e visto che molti di voi credo parteciperanno all'Academy, non dimenticatevi di registrarvi per un semplice conto demo. Niente di più vi viene richiesto, credo che sia abbastanza. Per quanto riguarda il calendario dell'Academy, Fabrizio, tu registrati al conto demo e lo riceverai nella posta elettronica direttamente dall'organizzazione. Non ti preoccupare. Si parte il 21 di gennaio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Quindi il calendario è facile da sviluppare per 30 giorni, salvo rare pause di cui sarete chiaramente informati. No, ma la registrazione, no, l'evento non è ancora partita, quindi il fatto che voi vi stiate registrando la demo è ok, ma stanno creando le mail e anche un sito di riferimento dell'Academy, perché tutto il ciclo dell'Academy sarà registrato, videoregistrato. Quindi ci sarà un sito specifico della Purple dove verranno salvati tutti i video dell'Academy, gli indicatori e gli expert che verranno distribuiti. Quindi è un bel work in progress, abbiamo tempo, da qui al 21 avrete informazioni e novità, non vi preoccupate. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata.